Ecco il percorso della 30 di ottobre che da la parrocchiale di Neonelli di San Pietro, poi a un certo punto per raggiungere la chiesa del novenario di Sangelo, stiamo passando, ecco, attraverso il bosco, e ci sono delle salite, insomma. È un cammino consigliato soltanto a gente esperta, è un percorso che richiede attenzione e soprattutto resistenza. Si cammina in mezzo alla natura. C'è un altro percorso che è quello della strada asfaltata, ecco, quindi possiamo dire che avremo due proposte per lo stesso itinerario. Chi ha capacità di resistenza e si trova a suo agio in questo ambiente farà il percorso più lungo con l'attrezzatura necessaria, e chi invece appunto vuole fare un percorso più semplice passerà per la strada asfaltata.